Bentrovati con l'informazione di 189 News. Chiude a Taranto il Brico Center, a rischio 21 posti di lavoro, ve ne parleremo in questa edizione. A Taranto chiude il Brico Center, domani assemblea di tutto il personale, a rischio licenziamento. Imposta sulla benzina, consiglieri contro, Emiliano, richiesta dai comuni. Asilo del Vasto, i genitori chiedono chiarezza. Calcio, oggi la Coppa Italia. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Brico Center annuncia la chiusura del punto vendita di Taranto per gravi perdite finanziarie, a rischio 21 posti di lavoro. I sindacati chiedono all'azienda di rivedere le proprie decisioni. Il prossimo 15 gennaio il Brico Center di Taranto, che si trova nella galleria commerciale Auchan, chiuderà a causa di una grave perdita finanziaria che ammonta a circa 2 milioni di euro negli ultimi 4 anni, 400.000 solo nel 2016. I sindacati di categoria Fisascat CISL, Filcams CGL e Wiltux UIL lo hanno appreso nel corso di un incontro tenutosi ieri ed hanno subito manifestato il loro disappunto, sia per la conseguente perdita di 21 posti di lavoro che per l'incomprensibile decisione assunta dal management aziendale, che mal si concilia con l'imminente allargamento del 20% degli attuali spazi del centro commerciale, come pure l'ingiustificabile disimpegno con cui da oltre un anno è stato tenuto chiuso il reparto falegnameria e nulla mai è stato fatto per ripristinarne il ciclo produttivo, perdendo man mano i clienti. I sindacati definiscono vergognoso l'atteggiamento da parte dell'azienda, considerato che in questi ultimi anni, ha dichiarato Antonio Arcadio, segretario generale Fisascat CISL Taranto Brindisi, non ha mai inteso investire sul punto vendita di Taranto, mentre in appena 15 minuti i suoi rappresentanti hanno pensato di liquidare la pratica della messa sul lastrico di 21 famiglie. Altri dati oggettivi da noi acquisiti, conclude Arcadio, si riferiscono al punto vendita Leroy Merlin di Mesagne, che fa parte dello stesso gruppo del Brico Center, e attestano che lo scontrino medio rivela un fortissimo numero di clienti tarantini. Intanto, su richiesta dei tre sindacati, le parti si rincontreranno giovedì 1 dicembre, mentre per domani è stata convocata un'assemblea di tutto il personale Brico Center di Taranto per decidere le iniziative da intraprendere. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha specificato la richiesta dell'IRBA, imposta regionale sulla benzina per autotrazione, quindi della tassa per migliorare il trasporto pubblico, non è mia. È una richiesta dei sindaci alla Regione. La Regione è in linea di principio favorevole, però se le forze politiche di maggioranza e opposizione non accolgono l'istanza dei sindaci, ne parlino con loro, perché questa è una tassa che verrebbe girata totalmente alle città. L'imposta sarebbe destinata all'acquisto di nuovi bus urbani e interurbani per svecchiare il parco ormai vetusto, inquinante e potenzialmente insicuro. Secondo Emiliano, la tassa non ha utilità per le funzioni della Regione, che peraltro sul trasporto pubblico non investe somme proprie ma solo quelle che gli vengono dal governo centrale. I carabinieri della stazione di Marina di Ginosa hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 33enne di San Giorgio Ionico e un 24enne di Roccaforzata, entrambi con precedenti specifici di polizia. I militari, transitando lungo la strada statale 106 Ionica, hanno controllato un furgone Fiat Ducato nel quale sono state trovate numerose parti di autovetture, consistenti in tre portelloni posteriori, 15 portiere, due ponti posteriori e ricambi vari, dei quali due soggetti a bordo non sapevano giustificare la provenienza. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e due soggetti denunciati in stato di libertà. Sono in corso le indagini al fine di scoprire la provenienza della merce. Conferenza stampa questa mattina per presentare le opere e gli arredi di Palazzo Carducci. Opere e arredi di Palazzo Carducci, si è svolta questa mattina la conferenza stampa. Gli arredi del Carducci sono stati collocati all'interno del Palazzo Pantaleo secondo indicazioni che abbiamo fornito noi, sì, anche con la mia attiva partecipazione, proprio anche fisica, perché questi arredi, dopo il furto che purtroppo ha subito quel palazzo, il Palazzo Carducci, gli arredi poi superstiti sono stati poi sistemati e depositati in maniera molto così, alla rinfusa, all'interno di questo palazzo. Con un accordo col Comune abbiamo fatto
fatto sì che questi arredi venissero selezionati, perché non tutti erano presentabili proprio per lo stato di conservazione, fossero selezionati e distribuiti all'interno del piano nobile del Palazzo Pantaleo, e adesso è possibile visitare il Palazzo Pantaleo con questi arredi. La collocazione ovviamente è momentanea, perché noi auspichiamo che questi arredi ritornino nel Palazzo Carducci non appena questo palazzo sarà restaurato, e auspichiamo che questo avvenga quanto prima. Tra poco riconsegneremo al Comune le aree archeologiche del Comune per una fruizione guidata, ovviamente gestita direttamente dal Comune, e anche tra poco sarà aperta anche l'area, quella che afferisce al Ministero, di Colle Passo, quindi diciamo una grande vetrina dal punto di vista archeologico sicuramente. Sì. E siamo qui anche per presentare l'inizio di lavori di restauro dei 12 ovali di Fracanzano, attribuiti a Fracanzano. Il Ministero ha trovato nelle maglie un piccolo finanziamento per cominciare a farne 3-4 che versano in condizioni molto gravi. Hanno partecipato all'incontro anche il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, Cosimo Ianne, già assessore alla cultura, e Antonio La Catena, dirigente alla pubblica istruzione. I genitori dei bambini iscritti all'asilo nido comunale del Vasto, chiuso all'utenza dal 1° di novembre per ordinanza del sindaco, si chiedono perché la struttura, dopo i rilievi tecnici avvenuti a settembre, è stata chiusa solo 40 giorni dopo. Le ipotesi sono tre: o il risultato dei rilievi tecnici non aveva dato motivo di temere per la sicurezza dello stabile, tanto da richiedere un urgente provvedimento di chiusura, oppure i bambini sono stati esposti ad una situazione di alto rischio. In ultima analisi, l'asilo del Vasto è a rischio chiusura. I genitori tornano a chiedere chiarezza sulla vicenda. Per avere delle risposte, hanno chiesto un incontro urgente al dirigente della pubblica istruzione del Comune. E domani, giovedì 24 novembre, alle ore 10, si terrà la tradizionale marcia dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Il tema di questa 12ª edizione della marcia sarà il diritto alla propria identità e diversità. Ad organizzare la mattinata di animazioni, l'Arci Ragazzi di Taranto, nell'ambito delle iniziative di Rete Gens 2, vincitrice del bando Reti di Volontariato della Fondazione Con il Sud, e numerose scuole pubbliche cittadine. La marcia partirà alle ore 9:30 da Piazzale Dante e si snoderà nelle vie cittadine per concludersi con un simbolico assalto a Piazza della Vittoria con giochi e brevi riflessioni. Un convegno per riscoprire il ruolo dell'arsenale a Taranto. Vediamo. La Grande Guerra e la società tarantina, la Leonardo da Vinci e l'arsenale, ieri, oggi e domani. Si è svolto questa mattina il convegno del Comitato per la Qualità della Vita. L'arsenale si apre al pubblico, si apre alla città, e si apre alla città attraverso la scuola che è chiamata a riflettere sulla storia di questa realtà straordinaria che è la realtà ionica, cominciando dalla Grande Guerra, con particolare riferimento alla Leonardo da Vinci, quindi a quel 2 agosto 1916. Taranto è strategica per la Marina, ospita da sempre la maggior parte delle navi della flotta, e anche in futuro, anche per la connotazione geografica, ci sono tutti i presupposti perché Taranto possa continuare a rimanere la base strategica della Marina. L'arsenale ha due, diciamo, aspetti importanti. Uno è quello della valorizzazione di sito archeologico di grandissimo rilievo. Il secondo ancora è un stabilimento produttivo. Dell'arsenalitano si può fare un polo manutentivo nazionale, logistico nazionale, cosa che abbiamo forte ritardo perché non c'è un ricambio generazionale. Questi giovani, i ragazzi di Taranto, del Righio, del Pacinotto, i tecnici, possono essere assunti in arsenale, ne servono subito, perché abbiamo un'età media di 58 anni di lavoratori dell'arsenale, e se non c'è un ricambio questo arsenale si chiude. Hanno relazionato anche Claudio Confessore, ammiraglio di divisione, il tenente di vascello Gaetano Appeso, lo storico Antonio Fornaro e il dirigente scolastico del liceo Aristosseno Salvatore Marzo. Quest'anno niente presepi, niente luminari e filo di fusione sonora nel centro storico Schiavonia di Mottola. L'associazione Nativity si scaglia contro i mottolesi e l'amministrazione comunale.
La responsabilità, scrive l'associazione, è dovuta alla scarsa disponibilità dei locali messi a disposizione dai cittadini del centro storico. A fronte dei 15 locali circa degli anni passati, l'associazione se n'è ritrovata solo 5. Troppo pochi per organizzare un percorso dei presepi e dal canto suo il comune si è dimostrato sordo alle richieste. Paradossalmente, due presepisti locali sono stati contattati per esporre a Castellaneta e allo Shan di Casa Massima. Un'area dedicata alla realtà virtuale alla Mongolfiera di Taranto è attiva da ieri, quando è stata presentata in anteprima alla stampa. Una nuova dimensione in cui immergersi non solo per giocare ma anche per imparare, ne è un esempio l'utilizzo nel campo della medicina, e provare sensazioni del tutto uniche. Sono sensazioni che normalmente nel mondo reale non si riescono a immaginare, a provare, immaginando il funzionamento di un computer che sia in grado di trasferire queste emozioni, questo tipo di percezione. Quando si indossa un casco di realtà virtuale, si mettono le cuffie, si prendono i manipolatori dei giochi, ci si sente proiettati in un'altra dimensione, ci si astrae dalla realtà, ci si isola dal mondo esterno. Si comincia a interagire con tutto quello che il computer costruisce come se fosse realmente davanti a noi. Inizialmente scettico, il direttore del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, Stefano Delrico, appassionato di videogame, si è ricreduto provando il dispositivo. Si inserisce all'interno di una zona ludica più ampia, dove troviamo un simulatore Ferrari, una pista slot e una zona ludica per i bambini. Quindi veramente un posto nel centro commerciale dove ritornare bambini, dove divertirsi, e non solo per fare shopping. La realtà virtuale è stata portata a Taranto dall'Associazione Giovani Talenti, che nell'occasione ha presentato la sua stagione concertistica al via il 2 dicembre prossimo nella Basilica dell'Istò. Con la collaborazione del maestro Vince Tempera, grande direttore d'orchestra, dirige l'orchestra di Sanremo da tanti anni, compositore anche, quindi grazie anche alla sua collaborazione abbiamo fatto una stagione concertistica all'impronta di vari generi musicali, quindi apriamo il 2 dicembre con i Rondò Veneziani in costume, e poi abbiamo anche dei pezzi di Vivaldi all'interno, tipo Le Quattro Stagioni, e poi faremo il concerto di Capodanno, abbiamo un concerto di musica jazz, abbiamo il Talent Day dove vengono dei talenti, dei veri talenti, ragazzini di 13-14 anni che si sono già affermati in tutto il mondo per il loro talento musicale, saranno ospiti della nostra associazione e quindi vi aspettiamo. Dopo il grande successo di pubblico delle scorse settimane della rassegna filmica sociale Cambiamo Regista, Il Mondo è per Tutti, è stato deciso di prolungarla con un ulteriore appuntamento. Alle ore 17 di venerdì prossimo, 25 novembre, presso la Biblioteca Civica Clavio al Piazzale Bessat di Taranto, si terrà sempre con ingresso libero e gratuito un ulteriore appuntamento, in cui invece di un solo film saranno proiettati numerosi cortometraggi sulla condizione femminile nelle sue diverse declinazioni. La rassegna è promossa da una rete di associazioni di volontariato e dal CSV. Ancora un evento teatrale a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Taranto. Domenica 27 novembre al Teatro Padre Turoldo andrà in scena Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo. Diretta da Angelo Caracciolo, sul palcoscenico di Via Laclos, la compagnia teatrale La Bisaccia indagherà le fobie e le contraddizioni dell'animo umano collegate con il culto esasperato della superstizione. La compagnia tarantina devolverà parte dell'incasso alla Lilt di Taranto, impegnata sul territorio per la prevenzione del cancro. E passiamo allo sport, allenamento pomeridiano. Ieri per il Taranto la truppa rosso-blu è stata divisa in due gruppi. Il primo ha svolto un lavoro di reattività, mentre il secondo ha effettuato un lavoro basato sulla potenza aerobica. Si è allenato a parte soltanto Cedric. In serata il tecnico Fabio Prosperi ha diramato la lista dei 23 convocati per la partita Taranto-Messina, in programma oggi alle ore 16.30 allo stadio Erasmo Iacovone, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Lega Pro 2016-2017. Portieri Mauro Antonio, Pizzaleo e Russo, difensori Pambianchi, De Salve, Russo, Boccadamo, Antonio e Stefano, centrocampisti Langellotti, Pirrone, Balzano, Losicco, Potenza, San Pietro, Giunta e Girardi, attaccanti Magnaghi, Bollino, Viola Balistreri, Cardea, Ranieri e Galeandro. Quarta vittoria per la Pallavolo Martina e ancora una volta senza perdere set.
Termina con un 3-0 netto l'incontro della Carlettino di Polignano contro la giovane formazione locale di Coach La Selva, un risultato che, complice il punto perso ad Altamura dallo Stuni, porta il Martina più 2 in classifica dal terzetto composto dei Brindisini, dal Castellano e dal Monopoli, prossima avversaria della PM in casa. La gara di Polignano conferma le qualità del Martina, che nella sua continua fase di crescita riduce al minimo gli errori gratuiti e mantiene sempre salde le redini dell'incontro, indirizzando la gara sin dalle prime fasi. Domenica 27 novembre alla palestra Geometri alle ore 18:30 arriva il Monopoli vice capolista e bisognerà continuare a mostrare concretezza e concentrazione. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.